Ciao a tutti, ben ritrovati. Nel commentare la sconfitta del partito del Movimento 5 Stelle in Umbria, si scordano di commentare la vittoria di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio in questa vicenda dopo il voto di ieri in Umbria. Perché? Perché in realtà la scelta di fare un accordo per le elezioni regionali in Umbria con il Partito Democratico era nata da quella parte di gruppo parlamentare che da sempre guarda a un accordo col Partito Democratico, quella parte piccola del gruppo parlamentare, che ha sostanzialmente quasi costretto Di Maio a farlo dopo il fallimento dell'alleanza con la Lega di Salvini. L'accordo era stato ratificato in qualche modo dalla piattaforma Rousseau, dal voto degli iscritti, e quindi adesso Di Maio può dire: avete visto, avete scelto di fare un accordo col PD, l'avete fatto ratificare dalla piattaforma Rousseau, l'accordo è fallito e quindi adesso si fa di nuovo come dico io. Questo è quello che succederà, l'argomentazione più forte che Di Maio utilizzerà. Per essere precisi, la piattaforma Rousseau aveva votato la possibilità di accordi regionali con accordi civici, diciamo, con altre forze politiche. Il candidato non era un uomo di partito e quindi in questo modo era passato questo accordo. Questa appunto è l'argomentazione che utilizzerà Luigi Di Maio. Peraltro questa parte di gruppo parlamentare si dice, come riporta il Fatto Quotidiano, che abbia pronta una lettera da scrivere a Davide Casaleggio, così rafforzando la posizione di Davide Casaleggio all'interno del partito e soprattutto quella di Luigi Di Maio, perché dimostrano in un colpo solo di non essere in grado di intaccare la leadership, il controllo di Di Maio sul partito senza l'aiuto esterno di Casaleggio e legittimando Casaleggio come proprietario e padrone del Movimento 5 Stelle. Perché se una parte del partito, una minoranza del partito non è in grado di, come dire, aggredire la leadership della maggioranza e per farlo va a chiedere aiuto al padrone, è evidente che si squalificano automaticamente con questa mossa, ottenendo soltanto il rafforzamento dello status quo all'interno del partito. C'è poi la questione del Partito Democratico, che se pensa, come sembra, di far fuori, di eliminare politicamente, di sbarazzarsi politicamente di Casaleggio, magari guardando a Conte, ha fatto male i calcoli per almeno due motivi. Il primo è che Davide Casaleggio non sarà così facile sbarazzarsene, o almeno non in questo modo, perché Conte non ha alcun voto suo, non ha alcuna rilevanza politica propria, ha rilevanza politica esclusivamente in funzione del fatto che il Movimento 5 Stelle gli permette di fare il prestanome del Consiglio e soprattutto non calcolano il fatto che Casaleggio è capace, ha dimostrato di essere capace di grande adattamento, ha un partito costruito in modo che possa essere facilmente plasmabile in base alle mutate condizioni politiche di volta in volta e soprattutto Davide Casaleggio ha una batteria di dirigenti, futuri dirigenti, di personale politico pronto a essere speso a livello nazionale che si sta formando a livello locale, nei comuni, nelle regioni e che arriverà in Parlamento molto più preparato di quanto sia preparata adesso la classe dirigente attuale nel Parlamento. Di Maio e Casaleggio in questa situazione possono dormire sonni assai tranquilli se le opposizioni interne ed esterne al Movimento 5 Stelle sono di questo tipo. Io vi ringrazio, vi ricordo i miei canali social, mi trovate con nome utente Marco Canestrari su Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, mi trovate su tutti i canali di podcasting, tutte le piattaforme di podcasting e sul mio sito internet marcocanestrari.it dal quale potete iscrivervi alla mia newsletter settimanale. Vi mando ogni settimana un riassunto di quanto ho letto e scritto i giorni precedenti. Grazie e a presto.